Abbiamo accolto, ma non noi, perché io qua ho trovato delle persone che hanno molto più altro che noi.
Carissimi, abbiamo accolto la provocazione della parola di Dio che è stata illustrata, mimata. Tocca a noi rispondere innanzitutto con la preghiera che ci apra il cuore, ci mette in comunicazione con Dio, ci renda capaci di fare quel passo per cominciare un cammino che ci porta fuori di noi verso gli altri. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per coloro che vivono la missione in terra città, perché nel contemplare il volto del Signore, servo obbediente, possano ritrovare la forza di annunciare il Vangelo alle genti. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per i poveri, gli affamati, gli emarginati della società, Gesù si è nascosto in quelli che hanno fame e sete, che sono forestieri, malati e incarcerati. Perché ci siano persone disposte ad amare e servire come fratelli del Signore. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Uniti a tutti i nostri fratelli e nostre sorelle che sono in cammino per il mondo, uniti agli uomini, le donne di buona volontà, a coloro che hanno compreso che la vita è dono ricevuto, dono per gli altri, insieme con le parole stesse di Gesù. Con i suoi stessi sentimenti di amore filiale, preghiamo dandoci la mano con il canto del Padre nostro.
va e anche tu fa lo stesso. Possiamo sederci un momento. Va e anche tu fa lo stesso. L'ha accolto e preso sul serio Don Locati quando era giovane prete, nel 64, che è partito per le missioni. Eravamo ancora nel concilio, durante il concilio Vaticano II, un concilio che ha rinnovato la Chiesa, mettendola in cammino con il passo dei tempi, perché il messaggio di Gesù Cristo, il messaggio del Vangelo potesse arrivare ad ogni uomo nel modo nuovo, più adeguato. E Locati parte, va e anche tu fa lo stesso. L'ha sentito come grande, forte richiamo per il suo cuore e la sua vita. È partito, il Signore lo chiamava. Ed è stata la missione in Kenya, in Africa, a Isiolo. La prima missione è della diocesi, penso, di Vercelli, che ha sostenuto per tanti anni con l'invio di missionari, con il sostegno da parte del centro missionario che rappresentava tutta la comunità e diventava centro motore di tutta una comunità. 10 anni sono passati dalla morte. Sono stato il 14 luglio di quest'anno a Isiolo a ricordare il suo martirio, possiamo chiamarlo così, l'offerta della sua vita. È un po' promesso a lui, a Don Luigi Locati, di non dimenticare questa missione che Vercelli ha iniziato. Gli ho chiesto anche scusa se l'abbiamo un po' tralasciata in questo tempo. Però ho promesso a lui e al Signore che questa missione sarebbe ritornata a essere una missione accompagnata dalla diocesi di Vercelli, come sta accompagnando anche la diocesi in Mozambico con le parrocchie di Maimelane, in particolare di Nyassoro. E così la diocesi accompagna altre missioni nel mondo, ma in particolare su alcune si sofferma perché i progetti possono essere più incisivi, più attenti. Allora, anche se in questo momento non abbiamo più i nostri missionari, sacerdoti a Isiolo, però c'è la presenza delle nostre suore di Loreto a Isiolo, che potrebbero anche fare da supporto proprio anche per giovani, per altri che volessero ancora continuare questo dono, questo scambio, questo accompagnamento per questa diocesi. Intanto rinnoviamo adesso il nostro impegno come diocesi a vivere la passione missionaria, a vivere questo andare. E questa sera vogliamo invocare la benedizione di Dio su alcuni nostri fratelli e sorelle che partiranno per un'esperienza, per una missione. Una suora e 3 ragazzi. Una suora che parte e va a sostituire altre suore ad Haiti e invece in Perù, ai ragazzi. Questo impegno sarà l'impegno di una diocesi che continua a respirare con il respiro d'amore del Signore, che si lascia mandare dal Padre in mezzo a noi e travolge, coinvolge anche ciascuno di noi in questa missione. Allora adesso chiamo qui la suora che deve, ecco, brava, suor, come il nome? Suor Maristela. Buonasera a tutti. E mi chiamo Suor Maristela, Congregazione Santa Maria di Loreto,
andrò in missione a Haiti. Così tornerà suora Morello Rosalia. E io vengo da Tanzania, chiedo la preghiera per questa nuova missione. Bene. Vengono anche i ragazzi. Sono tre? Sono tre, ma una è una famiglia. Vabbè, quindi siete tu con una famiglia. Io sono Chiara, sono della parrocchia di San Giuseppe a Vercelli e parto per il Perù per la missione in Cañada, che è nel nord, per 6 mesi più o meno. Noi siamo Marta, Daniele, Caterina, Anna e Giovanni, partiamo insieme a Chiara, andremo al sud del Perù vicino al Cusco per due anni, sì, con l'operazione Mato Grosso. Magari passate di qua, rivolti verso la croce, perché così ricevete il mandato. Accompagniamo questo momento di benedizione con la preghiera, alzandoci in piedi. Carissimi fratelli e carissime sorelle, il Signore vi chiede di lasciare tutto per portare nel mondo la sua parola. Lo Spirito Santo vi sostenga, vi guidi sempre, vi doni la forza di affrontare ostacoli e difficoltà, ma anche di sperimentare tutta la gioia del Signore nel vivere la missione che ha ricevuto dal Padre. Dio Onnipotente benedica voi, ma benedica anche queste croci che vi accompagneranno nel vostro impegno di evangelizzatori. La benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ora condividiamo questo momento di gioia, perché andare ad annunciare il Vangelo è sempre una gioia, con il canto.